Rieccomi con la seconda parte della storia di Elena. Per chi ci segue su Instagram, avrà capito che questo racconto non sarà semplice per me. Cercherò di fare il meglio che posso purché arrivi la storia ovunque. Insieme possiamo aiutare Elena, quindi iniziamo il racconto. Attraverso questo video di oggi spero di arrivare a quei genitori che si trovano oggi nella mia stessa situazione di anni fa, cioè trovarsi un medico davanti che ti dice: signora, sua figlia oggi la vede così, la vede allegra, la vede che corre, la vede che ha una vita abbastanza normale. L'indomani non sarà più così. Questa frase per me è arrivata come un fulmine a ciel sereno. In un attimo svanisce tutto, svaniscono i sogni, svanisce la speranza perché ti trovi davanti a una cosa che non sai e che ti può portare via tua figlia. Non auguro a nessun genitore, ma a nessuno al mondo di sentirsi dire questa frase. Intanto iniziamo a raccontare la storia di Elena. Come vi dicevo nella prima parte, Elena una volta rientrata a casa non era più la stessa bambina. Mi avevano comunque dato appuntamento 2 mesi dopo, cioè a dicembre del 2007, per fare un controllo, perché i valori del rene e del fegato non erano brillanti e soprattutto si notava già uno scarso accrescimento in altezza e in peso. 2 mesi dopo, tornammo all'ospedale e infatti i valori erano rimasti uguali, erano non brillanti. Elena continuava a essere apatica, proprio non reagiva se non giusto per sopravvivenza, e mi avevano dato dei sali minerali da integrare per vedere un po' come andava. Dopo Capodanno, io sentivo che Elena, cioè, si spegneva veramente. Intervenne anche un'altra dottoressa che insieme abbiamo iniziato questo percorso. Infatti, lei cosa fece? La prese in braccio, la portò al pronto soccorso. Pensate che la Elena aveva il pH 7.0 e praticamente mi dissero di un adulto morto. Soltanto i bambini riescono a farcela in queste condizioni, in questa situazione, e un bravo anestesista è riuscito dopo la settima volta a trovare un accesso venoso, perché mi ha detto se non riusciva quella volta lì l'avrebbe dovuta portare in sala per intervenire in una maniera un po' più invasiva. Lì quel giorno ho capito che non sarebbe stata facile. Però ho ringraziato Dio per avermi dato la forza di reagire. In questo ricovero hanno fatto indagini, infatti avevano trovato il problema renale, che è un'acidosi tubulare renale complessa. Tornate a casa, lei aveva ripreso a sorridere, era veramente una bambina che iniziò a stare bene, a stare meglio. E purtroppo iniziò il periodo dei virus intestinali, quindi rotavirus, adenovirus, tutto quello che riguardano i virus intestinali, lei se le prendeva. Cosa succedeva? Succedeva che si disidratava, in men che non si dica. L'unica cosa che l'aiutava era la Flebo. Perché la idratavano in un attimo e allora noi andavamo all'ospedale, soltanto che in quel periodo ero già incinta di Daniele. Potete immaginare, ero già abbastanza grossa, anche perché Daniele è nato a luglio e stiamo parlando del mese di marzo, eravamo marzo-aprile.
e lì è stato un altro momento molto difficile, perché abbiamo cambiato reparto, eravamo andati nel reparto tipo, mi ricordo ancora adesso che oggi non esiste più, e praticamente il medico di quel reparto mi disse: signora, la bambina ha un problema renale, la bambina ha un problema al fegato, la Elena ha qualcos'altro che io non so cosa sia, ma molto più complesso di quello che noi possiamo immaginare. Questo mi disse ad aprile il medico di quel reparto. E tornate a casa dopo questo lungo ricovero, il mese di aprile praticamente. La Elena ha passato una bellissima estate, io ho partorito, lei sembrava rinata, con la cura giusta per il problema renale, sembrava un'altra bambina. Siccome loro sospettavano un'altra patologia, che non mi dicevano, ecco, loro sospettavano una malattia diversa, prenotano una risonanza magnetica a febbraio del 2009. Quando i risultati della risonanza furono pronti, il medico del reparto mi chiama, mi dice: signora, abbiamo i risultati della risonanza. Diciamo che il nostro sospetto che sua figlia abbia una malattia mitocondriale è sempre più fondato. Le malattie mitocondriali sono gravi, quindi lei oggi la vede così, ma molto probabilmente un giorno sua figlia non sarà più questa. E lì, in quel momento, iniziai veramente a piangere, non riuscivo proprio a fermarmi, non c'era verso che mi potesse fermare dal piangere, perché sentirsi dire che la propria bambina ha una malattia che degenera, che un giorno non riuscirà più a fare niente, che anzi potrebbe anche portarmela via, e questo dal loro punto di vista non sarebbe stato tanto lontano, ho sentito il mondo crollare, sono crollata. Mi sono seduta vicino a Paolo, perché c'era anche mio marito vicino, e insieme abbiamo pianto e non ci siamo detti neanche una parola. Ci siamo lasciati semplicemente andare a piangere. Perché è un dolore difficile da spiegare, è un dolore enorme. Perché se dovesse dirmi che ho io una malattia mitocondriale, l'affronterei diversamente. Se mi devono dire che ce l'ha mio figlio o mia figlia, è quasi impossibile da accettare, non ce la fai proprio. Devi fare un lavoro enorme su di te, enorme. E in tutto questo tempo, Daniele era un anerottolo così. Ed era sempre con me, era un ricoverato anche lui. Eravamo io, mio marito e basta, non c'era nessun altro. E quindi dovevamo farcela così. E Daniele aveva il suo lettino vicino alla Elena, la allattavo, lui stava con noi. Ma ho sempre trovato infermiere, dottori veramente meravigliosi che mi hanno incoraggiata tanto. Che ci hanno dato tutto quello che avevamo bisogno, sia di affetto che le cose che ci mancavano, sono stati veramente in gamba tutti e ci hanno aiutato. Nel frattempo avevo anche ripreso a lavorare e era un po' molto complicato la gestione del lavoro. Alle 5 del pomeriggio mio marito arrivava all'ospedale, mi dava il cambio e io prendevo la macchina e andavo in albergo fino a mezzanotte e poi ritornavo all'ospedale e davo il cambio a mio marito, che poi andava a casa e l'indomani al lavoro. Era tutto un po' un incastro, non facevo tanti giorni, facevo solo 3 giorni a settimana, ma a volte capitava di doverlo fare, perché ribadisco, come nella prima parte, io dovevo assolutamente lavorare, non bastava soltanto il lavoro di mio marito. Eravamo io, lui e io, e una realtà difficile da accettare, ma eravamo molto uniti. E
questo, dopo 14 anni, è ancora più forte. Se siamo qua, e posso raccontarlo, è anche grazie a lui e alla forza che ci siamo fatti l'uno con l'altro. Mi fermo qua, fermo questo racconto, vi mando un bacio e grazie perché ci seguite. Al prossimo video.